Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando una messa nella vigilia della domenica di Pentecoste, che sappiamo essere la domenica che conclude il tempo pasquale in cui la Chiesa celebra la propria data di nascita, la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli, riuniti nel Cenacolo, che segna l'inizio della missione della Chiesa, appunto il passaggio, come dicevo domenica scorsa, di testimone da Gesù, che abbiamo contemplato asceso al cielo, a coloro che lo perpetuano sulla terra, sono gli Apostoli e i loro successori, e ne continuano una missione salvifica: annunziare il Vangelo e portare attraverso i sacramenti gli strumenti di salvezza. Sappiamo che nei sacramenti, se lo vedremo meglio, lo vedremo domani, opera e agisce lo Spirito Santo in persona. Oggi cominciamo a introdurre, sulla base di queste letture, chi è lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità, e appunto qual è la sua azione nella Chiesa. Il Vangelo ce lo presenta Gesù, descritto come acqua viva: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. L'Evangelista San Giovanni esplicita questo, gli disse, riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Attenzione, infatti non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Molto importante questa espressione. Cosa vuol dire Gesù glorificato? Gesù glorificato vuol dire che ha sofferto, che è morto per la nostra salvezza, che è risuscitato e che è sceso al cielo. Cioè lo Spirito Santo non sarebbe venuto in noi senza l'opera della redenzione compiuta da Cristo. Che cosa significa? Se qualcuno mi facesse una domanda e mi dicesse: senti un po', ma le persone che sono vissute prima di Gesù avevano nel cuore lo Spirito Santo? Sì o no? No, ha detto. Perché lo Spirito Santo viene solo dopo. Non è un caso che Gesù lo paragona all'acqua viva. Se io vi chiedessi: c'è un sacramento per noi cristiani dove si usa l'acqua? Sì o no? Lo dice nel Vangelo: se uno rinasce da acqua e da Spirito Santo non può entrare nel Regno di Dio. Quindi il primo contatto che noi abbiamo con lo Spirito Santo, tanto necessario, è il giorno del nostro battesimo. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Perché l'acqua? Lo sapete che i simboli adoperati sia nei sacramenti sia anche nel linguaggio di Gesù, fiumi di acqua viva, attenzione, sgorgeranno dal suo seno, sono molto importanti. Che cos'è l'acqua? Lo sapete che se non ci fosse l'acqua sul pianeta Terra non ci sarebbe nessuna forma di vita. Sapete questo qui, no? Avete visto ogni tanto gli astronomi, gli scienziati vanno cercando in giro per qualche pianeta del sistema solare qualche traccia di acqua. Mi ricordo che lessi qualche tempo fa un articolo, non mi ricordo se su Marte o se su Giove, avevano trovato delle molecole che sembravano di acqua. Ah, forse c'era un po' di acqua, allora forse c'è stata in qualche momento la vita, perché se non ci fosse l'acqua non ci sarebbe vita. Non sapete questo, tutti quanti. Noi possiamo stare molto tempo senza mangiare, ma non molto tempo senza bere, perché senza bere si muore, si tratta. Senza mangiare si resiste un pochino più. L'acqua è la vita, è la vita, ed è anche ciò che pulisce, purifica. Noi con l'acqua ci laviamo. Allora, qui designa già due operazioni molto importanti dello Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo? Pulisce la nostra anima dal peccato e immette dentro la nostra anima la vita divina e soprannaturale che prima della redenzione compiuta da Gesù non c'era. Questa è la prima cosa. La prima lettura ci ha presentato l'episodio celebre della torre di Babele. Qui si vedono alcuni effetti, diciamo così, che sono il contrario di quello che opera lo Spirito Santo. Che cosa successe nel giorno della torre di Babele? L'uomo si impazzisce e pretende di diventare come Dio dietro l'immagine della torre che arriva fino al cielo. Oggi purtroppo questo è tuttora, ci sono lavori in corso tuttora adesso nella nostra società contemporanea, cioè è l'uomo che dice: bene, a
me non mi serve niente e nessuno, sono io che mi faccio grande, sono io che divento capace di giungere all'altezza di Dio, sono io che posso e che sono capace di farmi Dio di me stesso. Cosa succede? Qual è la conseguenza di questo? La conseguenza di questa pretesa folle è che si diventa nemici di chi ci sta a fianco. Cioè, l'uomo che vuole farsi come Dio semina inimicizie e discordia con il proprio simile, e questo lo vediamo tutti i santi giorni, specialmente da circa un secolo a questa parte, quando questo processo di presunta emancipazione dell'uomo da Dio ci ha avuto il via. Voi sapete che i morti ammazzati nel secolo scorso soltanto per guerre e persecuzioni folli, e per persecuzioni folli intendo comunismo e nazismo, se noi facciamo la somma dei morti per il comunismo, per il nazismo, per la prima e la seconda guerra mondiale, e superiamo ampiamente tutti i 20 secoli di storia precedenti, voi sapete quante persone sono morte a causa delle purghe dei regimi comunisti russi? Siamo intorno ai 60 milioni di persone, 60 milioni di persone vuol dire gli attuali abitanti del Tetaio. 10 milioni stanno sulla coscienza dei nazisti, molti dei quali ebrei, come tutti quanti sappiamo. Poi c'è l'ecatombe della prima e della seconda guerra mondiale. E questo giro ininterrotto, di continuo e tuttora in corso, violenze, guerre, stragi, continuazioni organizzate, quindi guerre vere e proprie, o rigne, terrorismo. Non solo, una crescente, come dire, discomunione dell'uomo con l'altro uomo. Guardate, questo capita anche il piccolo, l'ho già detto altre volte. Voi sapete che l'Italia ha un triste primato in tutta Europa, l'ho detto tante volte già, è la nazione dove ci sono il maggior numero di cause civili. Gli italiani litigano, stanno sempre litigando, sempre. Allora, questi non sono frutti dello Spirito Santo, questi sono frutti, voi sapete che ci sono due spiriti fondamentalmente dove possiamo essere guidati: o lo spirito di Dio, che è uno spirito divino, oppure possiamo chiamare in tanti modi lo spirito umano, lo spirito del diavolo, lo spirito del mondo. Questi sono più o meno tre nomi che fanno riferimento alla stessa persona. Com'è lo spirito umano? La superbia, pretendere di fare uno di Dio. E com'è lo spirito divino? L'umiltà. Qual è la creatura nel mondo più piena di Spirito Santo, non ci sia mai stato? Sapete chi è? Paolo, sapete chi è? Ecco. È la padrona di questa parrocchia, è la signora di questa chiesa, la Madonna. E come mai la Madonna è stata così tanto piena di Spirito Santo? Che c'aveva? Quale marcia in più c'aveva la Madonna rispetto a tutte quante le altre creature? Guardate che ce l'ha detto lei stesso, ce l'ha detto nel Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Quindi, lo spirito di Dio porta l'uomo a farsi piccolo. Perché? Perché quanto più mi faccio piccolo, mi riconosco creatura e bisognosa di Dio, tanto più Dio scende e mi riempie di sé. Invece quanto più io mi faccio grande, borioso, e penso di poter fare almeno di tutti, tanto più Dio si è allontanato, capite? Bisognerebbe fare un disegnino, no? Dio sta qua e l'uomo sta qui. Se l'uomo fa così, Dio va ancora più lontano. Se invece l'uomo fa così, Dio scende. E quanto più in basso l'uomo, tanto più Dio scende. Ecco perché la Madonna è la piena di grazia, perché non c'è creatura che sia umiliata più di lei. Pensate che la Madonna non aveva occasione di umiliarsi a causa, a differenza di noi, dei peccati commessi. Perché la Madonna peccati non li faceva. Ma pur non facendo peccati, si sentiva piccola dinanzi a Dio, creatura, colei che tutto aveva ricevuto e che di tutto quello che era e che aveva doveva continuamente ringraziare il suo creatore. Questa è l'umiltà. Pensate quante volte noi siamo così sciocchi che ci moriamo, superbiamo, pur avendo una bella, come dire, una non bella veduta, se siamo sinceri e ci guardiamo bene quello che combiniamo dalla mattina alla sera o quello che abbiamo combinato in passato. Che se siamo sinceri non c'è modo di cui rallegrarci. Quindi, sapete, i peccati non bisogna commetterli, dicono i maestri di spirito, gli uomini spirituali, però se uno l'ha commessi, li confessa al nostro Signore per chiedere perdono. Questo mi ricorda
se li deve ricordare solo per un motivo, per ricordarti di sé. E che se non riesci a umiliarti come faceva la Madonna, semplicemente perché siamo piccoli davanti a Dio, almeno ti umili ricordando i guai che hai combinato, che male mai ci fanno. L'umiltà. La seconda cosa, lo vediamo subito, lo spirito dell'uomo, lo spirito del diavolo, che etimologicamente questo significa, porta le persone a dividersi gli uni contro gli altri, sempre. Per cui tutte quante le discordie che ci sono tra di noi, qualunque, nel piccolo come nel grande, non vengono mai da Dio, mai. Sapete significa mai? Mai. Ogni volta che stiamo in tensione con qualcuno, ogni volta che litighiamo con qualcuno, ma qualunque sia il motivo, dice, tu non hai, io non è che poi lo litighiamo, è una fatta talmente grossa, e come faccio? Mai. Non è un pensiero che viene dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo porta sempre la comunione, l'unione, l'unità, la riconciliazione, il perdono, il costruire i ponti e non alzare i muri. Questo non vale soltanto, tutti quanti dicono queste frasi, no? E poi se la prendono i capi di Stato che alzano i muri, ma i muri li alziamo anche tra di noi. Non c'è bisogno di andare a fare i punti di confine tra uno Stato e l'altro. Tu un muro lo alzi anche con una persona con cui non parli più, con una persona verso cui c'è del rancore, o altre piccole cose. Non ci vuole chissà che. Queste sono cose contrarie allo Spirito di Dio. Ultime suggestioni, le prime. La seconda lettura, San Paolo, ha detto una cosa molto importante e dice questo, che la conseguenza del fatto che l'uomo, allontanandosi da Dio fin dalle origini, ha perso la comunione con lui e quindi lo Spirito Santo, si riverbera e si riversa nel creato. Cioè il creato, la creazione che geme e soffre fino ad oggi le doglie del parto, queste espressioni significano un disordine che noi abbiamo provocato anche nel creato. Vi faccio questa domanda. Voi sapete che San Francesco di Assisi ha ammanzito il lupo di Gubbio oppure no? La conoscete la storia? La sapete la storia? E come mai? Che cos'è questa? È una favola? È una leggenda? Perché oggi quelli che non ci credono, dicono questa è una leggenda, non è vero che ha ammanzito il lupo di Gubbio. Voi ci credete oppure no? Prima non mi potete rispondere, però rispondetemi nel cuore. Se ci credete, io ci credo. Dovete dire, e come mai San Francesco ha ammazzato il lupo di Gubbio? Se ci vado io, ma ha parlato il lupo di Gubbio, e se maglia. Come mai San Francesco ha ammazzato il lupo di Gubbio? Come mai? Sapete perché? Perché era talmente tanto pieno di Spirito Santo, quindi talmente riconciliato con Dio, e la vita della grazia era talmente viva in lui, che era tornata all'originale, all'unione con il creato. Voi vi siete mai chiesto come mai San Francesco ha scritto il Cantico delle Creature? Hai visto quanto è bello? Ma provate, rispondetevi nel cuore. Chi di voi si è mai messo davanti al Signore a dire, Signore, io ti lodo perché hai creato il sole, che è una creatura meravigliosa, ti lodo perché hai creato la luna, ti lodo perché questa notte vedo un cielo stellato meraviglioso, ti lodo perché si muore di caldo e adesso io questa brezza divento leggero che mi dà un po' di tepore, ti lodo per quelle bellissime margherite che sono sotto i miei occhi, ti lodo per le acque del mare, ti lodo per questo uccello che scorre davanti ai miei occhi, ti lodo per quando mi affaccio dal belvedere di Sermoneta, pure se sto nero basta che vedo quella cosa, mi ricreo, mi rimetto al mondo. L'avete mai fatto? Non rispondete. Ma San Francesco l'ha fatto. E perché? Perché era rientrato in comunione con tutto il creato attraverso lo Spirito Santo. Ecco perché ha ammazzato il mondo. Voi sapete quando è che San Francesco ha scritto il Cantico delle Creature? Perché noi ci immaginiamo un cantico così, San Francesco stava tutto casato, stava in estasi. Andate a leggere, San Francesco ha scritto quel cantico quando era malato, sofferente, e addirittura era rannicchiato e immerso in mezzo al fango con i topi che gli mangiavano le carni. Stare alle fonti francescane, in quel contesto ha scritto il Cantico delle Creature. Capite? Ecco, voi dite, voi sapete che lo Spirito Santo non è che c'è un San Francesco e su lui non ci scenderebbe. Ci scenderebbe anche su noi. Il problema è che gli uomini, spesso e volentieri, per difetto di istruzione, non si rendono conto del patrimonio di doni
affinché Dio vorrebbe donarci. Non è tanto difficile ricevere lo Spirito Santo, solo che bisogna andarlo a prendere lì dove il nostro Signore l'ha lasciato. Dove l'ha lasciato? Anzitutto nella Chiesa, nei suoi sacramenti, nelle sue istituzioni, nella verità che insegna, nella predicazione che attua, nei comandamenti che insegna ad osservare. Questo lo approfondiremo domani. Questa omelia è soltanto lo scopo di introdurre all'azione dello Spirito Santo e vedere quanto questa è diversa da quello che è ordinariamente la vita umana, che è misera, è meschina. Ecco, noi siamo qui, per grazia di Dio siamo venuti a messa, siamo in chiesa, perché a questo siamo chiamati in vita. Cioè la vita dei figli è una vita meravigliosa, e quando questa vita non è meravigliosa, non è perché lo Spirito Santo non ci viene da noi, perché ci verrebbe dovunque, è perché noi non siamo disposti ad accoglierlo, non lo chiamiamo, semplicemente perché non ci rendiamo conto di chi è e di cosa ci stiamo perdendo vivendo una vita vicina, veramente umana, distaccata da tante cose, e che quindi rimane quella che è povera e piccola vita umana. Chiediamo a Maria Santissima, la piena di grazia, la piena di Spirito Santo, che ci faccia rendere conto della grandezza della vocazione a cui siamo chiamati e aprire il cuore, la mente e la vita ad accogliere e ricevere il grande dono dell'azione santificante del Divino Spirito. Siano lodati Gesù e Maria.